dai semi, dai fiori si può ricavare una sostanza simile al lupolo. Infatti la canapa e il lupolo sono entrambe della stessa famiglia. Quindi sta prendendo piede la coltivazione di canapa a scopo di produrre fiori. Cosa interessante, la canapa è una pianta che ha fiori maschili e fiori femminili, per cui i fiori femminili, che sono quelli che in definitiva daranno i semi da utilizzare, possono essere raccolti separatamente dai fiori maschili, che sono quelli che si utilizzano per la fabbricazione di bevande. Successiva. Poi dai semi possono essere ricavati due componenti. Il seme contiene all'incirca la metà del suo peso di olio. È un olio dalle proprietà interessanti, che poi andremo ad analizzare in dettaglio, in quanto è molto ricco di omega 3, quindi è un olio adatto ad usi nutraceutici, come integratore alimentare. Il resto del seme, il cosiddetto pannello, cioè quello che rimane dopo l'estrazione dell'olio, è molto ricco di proteine, quindi è un alimento valido come farina sia per l'integrazione delle diete degli animali da allevamento che anche nelle diete umane. E vediamo nell'olio che l'olio di canapa è quello che contiene, dopo l'olio di lino, la maggior proporzione di acidi omega 3. Linolenico, purtroppo non ho il puntatore, mi scuso. L'acido linolenico e l'alfa linolenico sono proprio quelli a maggior contenuto di omega 3. Successiva. L'olio industriale ha un'altra caratteristica. È un po' uno spreco utilizzare l'olio di canapa per scopi industriali, però esistono dei metodi industriali per separare l'omega 3 dal resto. Il resto dell'olio è omega 6, simile all'olio di oliva. Contiene anche una certa proporzione di grassi saturi. La caratteristica dell'olio di canapa, quello che vedete lì è una prova che ho fatto io personalmente di transesterificazione, è che rende un biodiesel molto fluido. Negli Stati Uniti si sta considerando la coltivazione e l'estrazione, cioè la separazione dell'omega 3 dal resto degli oli, con lo scopo di poi utilizzare quell'olio come biodiesel aeronautico. Perché? Per il fatto di essere molto fluido, ha un punto di congelamento molto basso, cosa che con gli oli tipo l'olio di palma o l'olio di oliva o l'olio di mais, il punto di congelazione è più alto, per cui non va bene per un aereo che deve funzionare a quote nelle quali il combustibile ghiaccerebbe all'interno dei serbatoi. Ha un'altra proprietà interessante, che il fatto di essere ricco di acidi grassi poliinsaturati lo rende facilmente polimerizzabile. Quindi l'olio di canapa, oltre che essere un interessante componente dietetico, è anche una materia prima potenzialmente utilizzabile per la produzione di bioplastiche, quindi per sostituire il petrolio con plastiche di origine biologica. Per quanto riguarda la biomassa della canapa, è costituita per la maggior parte da cellulosa. Questo è interessante perché la cellulosa può essere di due tipi, a fibra lunga o a fibra corta. La fibra lunga è quella che viene utilizzata in campo tessile. La fibra corta può essere utilizzata per fare carta di bassa qualità, per imballaggio o anche carta igienica, e per materiali per bioedilizia. Vedremo poi che si possono fare dei mattoni e dei isolanti. Poi il fatto di contenere un elevato tenore di cellulosa rende questa pianta potenzialmente adatta a producire alcol di seconda generazione. Tutti sapete che l'alcol si produce per la fermentazione degli zuccheri e quello viene chiamato alcol di prima generazione. L'Unione Europea e anche negli Stati Uniti l'alcol di prima generazione tende ad essere un po' mal visto per una questione che
ambientalmente non è la migliore opzione, cioè coltivare una pianta per produrre zuccheri e usare gli zuccheri per fare un combustibile non è la, dal punto di vista della sostenibilità la, la migliore soluzione. La cellulosa però non è altro che una serie di catene di molecole di glucosio messe insieme. Quindi esistono dei procedimenti industriali per rompere la cellulosa e ottenere zuccheri. Sono zuccheri ovviamente che non si possono mangiare, però che vanno bene per fermentare e produrre alcol. La produttività dell'alcol è all'incirca comparabile con quella del sorgo zuccherino, con la differenza che la canapa richiede un input culturale inferiore a quello del sorgo. Successiva. Poi, per quanto riguarda la produzione di fibra, qua vorrei sfatare un mito, quello di che non si riesce a riconoscere la canapa da droga dalla canapa industriale. Come vedete nella foto sono molto ben riconoscibili. Cioè, la canapa industriale è quella che vedete sulla sinistra, è cava, è una canna. La parte bianca è composta fondamentalmente da lignina e fibra corta, e percentualmente è poca, mentre la canapa da droga è quasi massiccia e ha molto poco di fibra lunga, è quasi tutto fibra di scarto. Okay? Quindi è facile riconoscere quella famosa argomento della polizia o delle autorità anticanapa de che è pericoloso coltivare la canapa perché uno non saprebbe chi sta coltivando canapa industriale o chi canapa da droga, dico, è facile da smontare come argomento. La cosa interessante è che la fibra lunga ha delle proprietà meccaniche molto spinte, in alcuni autori dicono che sia comparabile alla fibra di vetro. E in questo esempio concreto, vedete la Mercedes classe C, contiene una, dentro dei suoi interni circa 40 pezzi sono fatti in polimeri rinforzati con fibra di canapa, cosiddetti biocomponenti, proprio perché è più leggera e resiste come la fibra di vetro. A livello tessile si possono realizzare tessuti con la fibra trattata in modo da renderla molto morbida. Tradizionalmente sapete che la canapa è un po' grezza come fibra, darebbe delle tele un pochino rigide, un po' come il lino, però con certi trattamenti la si può far diventare quasi come un cotone o una seta. Il problema, fra virgolette, e che per ora non esistono in commercio, non sono molto diffusi i macchinari per fare questi tipi di lavorazione. È una questione di mercato. Perché? Perché in quasi un secolo di abbandono di questa coltura si sono persi i macchinari per lavorare la canapa. È tutto polarizzato in funzione del cotone. Un'altra interessante possibilità della fibra lunga della canapa è la produzione di carta speciale. Usi un po' di nicchia come la carta da filtro per i laboratori chimici, che richiede proprio delle fibre lunghe, le banconote, i dollari, un tempo erano stampati su carta da canapa proprio perché è una carta molto più resistente alla lacerazione, al lavoramento, e anche le cartine per fumare, per fare le sigarette. Lo scarto, quello che avevamo visto all'interno della canna, la parte bianca, che è composta da cellulosa, fibra corta e da lignina, quindi non è adatta per usi, diciamo, nobili, ha comunque delle proprietà interessanti. Da una parte assorbe molto bene l'acqua, quindi tradizionalmente viene utilizzato come lettiera per gli animali. Ha un potere calorifico elevato, perché sostanzialmente è esattamente uguale a qualsiasi altra biomassa, per cui quando è secca contiene i 19 megajoule per chilo di qualsiasi altra biomassa, per cui si può tranquillamente convertire in pellet, per esempio, per uso termico, oppure pressata e agglomerata si può utilizzare per realizzare dei manufatti, come quelli che vedete al centro,
oggettistica base lame, oppure anche geotessili o fibre, diciamo, fibra vasta, fibra di bassa qualità, per esempio carta da imballaggio, cartone, o anche come agglomerante per l'edilizia. Un utilizzo interessante di questa biomassa di scarto, ancora in fase di ricerca e sviluppo, è la produzione di supercapacitori. I supercapacitori sono dei dispositivi elettrici passivi che funzionano come una batteria, assorbono carica elettrica in tempi molto brevi, grandi quantità di carica elettrica, e la canapa viene utilizzato, il nucleo della canapa ha una struttura molecolare disposta tridimensionalmente nello spazio, che con certi trattamenti convertono questo scarto della canapa in un materiale estremamente poroso che ha la proprietà di assorbire enormi quantità di carica elettrica. Quindi potrebbe essere utilizzato, per esempio, come dispositivo di immagazzinamento di energia temporaneo per laminare i picchi di corrente nelle reti elettriche, o per accumulare energia per poche ore, per esempio da energia solare o energia del vento, quando ci sono dei picchi di vento. Un'altra proprietà interessante della canapa industriale risiede nelle foglie e la radice. Tipicamente foglie e radici sono dei componenti della pianta che vengono scartati praticamente in tutte le colture. E nel caso della canapa, foglie e radici contengono un principio attivo che si chiama cannabidiol. Non è una droga, non è psicotropico, però ha degli effetti interessanti per l'organismo a livello di depurativo, calmante e rilassante. Un'altra possibilità interessante della canapa è l'utilizzo per decontaminare siti pesantemente inquinati. È stata utilizzata in Chernobyl per assorbire il cesio. Il cesio sapete che è un materiale, uno di cui isotopi e radioattivi. Nella tabella periodica si trova vicino al potassio. Il potassio è un nutriente delle piante, per cui la canapa in qualche modo crede che il cesio sia potassio e lo assorbe pensando che sia un nutriente. In qualche modo la pianta non muore per effetto di questo materiale radioattivo, ma lo allontana dal terreno. La quantità di cesio che viene assorbita nella biomassa è relativamente piccola, per cui quella canapa si può tagliare e processare e renderebbe comunque delle fibre tessili non pericolose, però nel contempo si starebbe allontanando il cesio dal territorio. Ovviamente è un lavoro da pensare in decadi, però nel giro di 10, 20, 30 anni si potrebbe ridurre sostanzialmente l'inquinamento in aree contaminate. In Italia sto pensando per esempio all'area attorno all'Ilva per l'assorbimento delle particelle di ferro. Anche il ferro è un nutriente, le piante lo assorbono, e siccome una pianta non concepita ad uso alimentare, in quel caso sarebbe canapa da fibra, semplicemente, è un'opzione interessante per decontaminare l'aria con un input praticamente esiguo. Un'altra questione interessante, specialmente per l'Italia, specialmente per il sud Italia, è che la canapa è, fra le fibre tessile, una di quelle che richiede la minor quantità di acqua. Acqua non solo per l'irrigazione, ma anche il processo di lavorazione richiede poca acqua. L'unica pianta capace di rivaleggiare con la canapa è la juta, però la fibra di juta non ha la stessa qualità della canapa. Il lino è molto simile, però vedete che consuma leggermente di più rispetto alla canapa. Successiva? Poi, da un punto di vista dell'analisi di sostenibilità della biomassa, esistono diverse alternative. Sostenibilità intendiamo il triplice bilancio fra componenti sociali, componenti economiche e componenti ambientali della produzione della canapa. È chiaro che
La filiera più sostenibile è quella che consentirebbe la maggior quantità di prodotti o sottoprodotti da un'unica coltivazione, quindi massimizzazione del profitto, che in questo caso coincide anche con una massimizzazione dei benefici ambientali, per il fatto che la canapa non richiede pesticidi o ne richiede molto pochi, non richiede erbicidi o praticamente molto pochi, richiede molto poca acqua, quindi l'impatto della coltivazione sul medio è basso. Inoltre le radici della pianta sono molto profonde, di conseguenza se piantate in rotazione con altre colture, la coltivazione della canapa consente di eliminare o almeno ridurre sostanzialmente la necessità del dissodamento del terreno, che come sapete è una pratica culturale molto energivola, richiede di trattori molto potenti e di un consumo di gasolio piuttosto elevato. Allora, in questa ottica, e questa è una mia considerazione personale, la coltivazione ideale di canapa dovrebbe cercare dei cultivar il più polivalenti possibili. Perché? Perché un cultivar polivalente consentirebbe allo stesso tempo di produrre la granella, dalla quale estrarre olio o pannello, i fiori maschili da utilizzare per la produzione di bevande, le fibre lunghe o corte dal fusto, quindi con produzione di prodotti ad hoc che in qualche modo valorizzino quelle proprietà meccaniche della fibra della canapa, materiali compositi, materiali tessili. Le fibre corte invece, che sono uno scarto, vedete che l'ho marcato con due colori, l'utilizzo prevalente dovrebbe essere quello della bioedilizia, cioè un utilizzo più nobile dello scarto in modo da massimizzare il beneficio ambientale. Un utilizzo che secondo me dovrebbe essere marginale o solo come ultima ratio è la lettiera, la produzione di pellet o la produzione di biocarburanti, cioè proprio lo scarto dello scarto dovrebbe essere utilizzato per quegli scopi. Per quanto riguarda le foglie e le radici, che solitamente vengono bruciate sul posto o semplicemente eliminati, in questo caso è da valutare la possibilità di un utilizzo di questa parte della pianta come fonte di cannabidioli per utilizzo di erboristeria o medicinale. Allora, riassumendo le prospettive, non a caso io ho utilizzato la diversa lunghezza della foglia della pianta per rendere quello che io intendo personalmente che dovrebbe essere la priorità dello sviluppo. Vedete che l'energia ho dato la foglia più corta, cioè nella mia particolare interpretazione della sostenibilità di una coltura, l'energia deve essere praticamente lo scarto dello scarto, non può essere una coltura finalizzata solo a produrre energia, non sta in piedi da un punto di vista termodinamico, da un punto di vista ambientale, neanche da un punto di vista sociale. La fibra tessile è tradizionalmente lo scopo principale della canapa, però non è quello che rende il maggiore valore aggiunto della coltura. Lo scopo alimentare, secondo me, è quello più nobile che si può dare a una coltivazione, per cui dovrebbe essere privilegiato. Lo scopo nel campo dei nutraceuticals, cioè i componenti pregiati come l'omega 3, dovrebbe essere proprio il principale. L'omega 3 è fondamentale per la salute, ma a livello di salute sociale, un dosaggio corretto di omega 3 aiuterebbe a prevenire nella popolazione, a diminuire l'incidenza dell'Alzheimer e di altre malattie simili, e anche a diminuire l'incidenza delle malattie cardiovascolari. Per cui penso che i nutraceuticals dovrebbero essere addirittura in qualche modo supportati dallo Stato, perché in definitiva è tutta la società che beneficia da quel tipo di produzione.
a livello di benefici ambientali è precisamente una caratteristica da sfruttare, sia per lo scopo di rotazione, semplicemente per disodamento, che per lo scopo di assorbimento di materiale inquinante. Restano ancora da vedere alcuni aspetti, che sono la redditività e i mercati. Perché? Perché un tempo la canapa aveva un mercato impressionante e l'Italia era leader mondiale in questo mercato. Purtroppo in quasi 100 anni di abbandono di questa coltura, ormai non ce ne sono più macchinari, sono difficili da trovare, il mercato è abituato ad altri tipi di prodotti, per cui introdurre adesso un jeans fatto di stoffa di canapa, quando tutti sono abituati ad avere jeans di cotone, è chiaro che sì, può essere interessante come novità, però bisognerà lavorare di marketing per riuscire a introdurre, e soprattutto deve essere un prodotto che non deve costare sensibilmente di più rispetto a un jeans tradizionale di cotone. Quindi sono tutte delle incognite che per ora siamo un pochino all'inizio di questa rinascita della coltivazione della pianta, e dobbiamo ancora verificare se effettivamente ci sarà uno sviluppo in quel senso o no. Con questo io avrei finito. Questo convegno vuole essere anche un'opportunità da dare ai ricercatori, in modo da far conoscere anche le loro ricerche, magari trovare anche sinergie con qualcuno di voi che coltiva o pensa di mettersi a coltivare per dei progetti che possano servire contemporaneamente alla ricerca e anche all'economia, perché no?